benvenuti a una nuova edizione di Blogos Libera Tutti, organizzato qui al Blogos di Casalecchio di Reno. Siamo alla terza edizione, se non sbagliamo. Se questo dato è ufficializzato, è la terza edizione. Niente, siamo qui con l'ospite di stasera, uno dei tre ospiti di stasera, che è Andrea Rubbi, il degustatore, l'addetto alla degustazione dei vini di Libera. Gli facciamo qualche domanda. Ciao comunque Andrea. Ciao a tutti. Ti volevo anche chiedere se ci sono dei nuovi vini di cui ci vuoi parlare che dall'ultima edizione hanno fatto irruzione sul banchetto che tu... Sui banchetti di... Allora, di Libera, esatto. Fondamentalmente quest'anno di novità ci sono sicuramente i rosati provenienti dalla Puglia, che è la regione, diciamo, capostipite, quella che è più importante in Italia dal punto di vista dei rosati, quella che si può dire che li ha praticamente inventati e rivalutati. Sì. Abbiamo due rosati a base Negramaro, provenienti dalla cooperativa pugliese, che se non ricordo male il nome è Ilo Telarai, in onore del ragazzo albanese che venne ucciso perché stava ribellando ai caporati pugliesi dei campi. Per quanto riguarda il versante siciliano, non mi ricordo esattamente se sono novità, però portiamo anche quest'anno comunque i vini della cooperativa 100 Passi, e non vorrei sbagliarmi, i vini della linea Placido Rizzotto, sì, sindacalista ucciso negli anni 40, che sono tipo un vino a base Cataratto, Grillo e altri vitigni autoctoni siciliani, e l'altro un uvaggio di vitigni più importanti siciliani come il Nero d'Avola, Perricone, che conferisce un po' più di tetanicità, e poi Shiraz, che è un vitigno internazionale ma che ormai in Sicilia si trova bene da svariati anni. I vini sono tutti accompagnati da altre specialità, prodotti, altri prodotti, tra quali taralli, formaggi. Ho visto degli ottimi pomodorini sott'olio pugliesi, ottimi, okay, patè d'olive, varie cose, che poi infatti al bar sarà possibile degustare anche in abbinamento con i vini, dei piatti, con appunto per fare una sorta di aperitivo cenetta. Ci vuoi raccontare brevemente come viene svolta la questione del dal campo alla tavola, al banchetto? Allora, vini. Brevemente, stasera si può dire che noi andiamo a berci tutti dei vini che la cosa principale, che sono vini coltivati, confiscati alla mafia o alle mafie, diciamo, per appunto le varie criminalità organizzate, sì, relative alle varie zone. I terreni non confiscati sono dati in gestione a queste cooperative, e le cooperative appunto, con le difficoltà del caso, portano avanti una riconversione dei terreni, la facendo lavorare appunto ragazzi del posto, mettendo competenze nuove, e sono tutte realtà abbastanza giovani, quindi diciamo che il vino di solito diventa buono quando un vigneto inizia a avere dai 15 ai 20, 30 sì, anni e passa. Quindi sono tutte aziende che possono negli anni a venire migliorare notevolmente. Diciamo che fondamentalmente stanno rimpiantando molti vigneti, non vi so dire sinceramente se alcuni delle terre avevano già dei vigneti di loro proprietà. So sì, che molti lavorano con l'agricoltura biologica, quindi dal mio punto di vista è una cosa ancora positiva, un fattore in più, oltre al motivo di terreni confiscati, di tutto il messaggio che lancia Libera, quindi anche una cosa dal punto di vista dell'impatto ambientale e della salubrità dei vini in più. Ti ringraziamo Andrea. Grazie a voi. In bocca al lupo per la serata. Crepi il lupo. A dopo. Siamo qui con il secondo ospite di stasera, che è Giuseppe, leader dei Mara Cinesente, gruppo che suona pizzica. Fondamentalmente pizzica, soprattutto dell'estremità, insomma, della Puglia, del Salento, di questa terra qui, insomma, della terra d'Otranto. È la prima esperienza che fate con Libera Tutti, mi dicevi? Sì, o? È la prima volta che suoniamo per Libera, almeno. E come Bologna, ti sembra? Insomma, è una bellissima situazione, molto interessante, insomma, ora inizia ad arrivare gente per il seminario, per la degustazione, e poi la serata insomma andrà avanti. E poi ti volevo anche chiedere come sei arrivato a collaborare con Libera Tutti, cioè come la musica si è fusa con... Arriviamo a Libera come ci accade poi di trovare la maggior parte dei nostri contatti, ovvero i contatti umani. Noi abbiamo avuto la possibilità di conoscere quest'anno, attraverso i corsi che facciamo qui a Bologna con l'associazione Tarantarte di danza, abbiamo conosciuto Giulia Di Lucchio, sì, faccio nome e cognome, sì, 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 e frequentava i nostri corsi, insomma, e da lì ci hanno chiamato per presiedere musicalmente almeno la serata, insomma. Ultima domanda, pensi che la musica sia un ottimo veicolo per lanciare messaggi
Sì, soprattutto, cioè, la musica, se non lancia messaggi, credo che perda tutto il suo valore, no? Siamo un po' troppo, da un po' di anni, sommersi da musica per passare il tempo, sì, insomma, per staccare il cervello, mentre se riusciamo attraverso la musica a veicolare dei messaggi positivi, credo sia uno strumento molto forte, interessante, anche perché, insomma, i metodi tradizionali, insomma, a veicolare messaggi hanno un po' di difficoltà, insomma, se riusciamo a farlo tramite la musica, insomma, questo strumento universale funzionava 3000 anni fa e funzionerà tuttora penso. Okay. Penso questo, insomma. Ok, ringraziamo Giuseppe, allora. Ah, grazie a voi. Mara Cinesenti. E stasera spero che sia una buona serata e vi divertiate, insomma. Ti facciamo il bocca al lupo. Crepi. E falli ballare. Ciao. Ok, ciao ciao. Ok, siamo qui con l'ultima ospite di stasera, che è Giulia Di Lucchio, l'organizzatrice di Blogos Libera Tutti per questa sera. Ci faccia raccontare da lei, innanzitutto, ciao. Ciao. Sappiamo che vive qua, che c'è veramente. Ci faccia raccontare da lei quali sono un po' le attività che svolge Libera sul territorio nazionale, in particolare magari su quello emiliano di Casalecchio. Allora, Libera si occupa principalmente di sensibilizzare le persone al tema della mafia, della corruzione, e organizza progetti nelle scuole, quindi proiettando film, chiamando giornalisti o comunque persone che si sono impegnate in prima fila, sì, contro le mafie. Organizza nel periodo di marzo, aprile, maggio un progetto che si chiama Civica in tutta la città di Bologna, con diverse iniziative, appunto chiamando ospiti, sì, oppure semplicemente musica, concerti. Questo tutto per sensibilizzare, per farsi conoscere in particolar modo. C'è un coordinamento ed è nato da poco il presidio degli universitari, e si impegneranno a conoscere il sistema mafioso nella regione Emilia-Romagna, e si chiama i ragazzi della Casa dello Studente in onore delle vittime del terremoto, che anche se non sono vittime direttamente, sì, delle mafiose, ma simbolo di, comunque, di inumanità e ingiustizia in una casa non costruita legalmente. Abbiamo fatto già la nostra inaugurazione all'Osteria del Barattolo per ricordare anche in occasione della morte di Peppino Impastato il 9 maggio di quest'anno. Queste sono principalmente le attività che, okay, si svolgono. E l'altra domanda che volevamo farti invece era: se hai riscontrato delle difficoltà nello svolgere il compito di organizzatrice, coordinatrice di questo evento? Allora, la fortuna di Bologna è che molte, cioè, le richieste, l'entusiasmo di fare gli eventi parte dal basso. Però la cosa più difficile è sicuramente la parte burocratica. Che dici chi ti ha messo i bastoni tra le ruote, vogliamo sapere questo. No, in generale tutto. E soprattutto è difficile coinvolgere tante persone e far uscire bene un evento legalmente, quindi pagando tutto come si deve. Tempo e fatica ti porta abbastanza tempo. Beh. Comunque ti facciamo in bocca al lupo per l'evento, che vada bene. Speriamo. Ti ringraziamo. Grazie, buona serata e ciao. Buon divertimento. Ciao. Ciao.